Ma no! L'avatar di Don Filippo, l'avatar.
parte. E quindi, però prima come c'è? Io, tutte le volte che parlo del motoclub e che parlo della moto, soprattutto con i nuovi, ho sempre una storia che tiro fuori, che non è successa, cioè deve ancora succedere. Dal 2017 deve ancora succedere. Succederà. Succederà. Allora, io, Don Filippo del 2017, sì, ancora non la so, però te di quest'anno la sai. Questa storia. Aspetta un po'. Però dovevo andare con l'altra moto, con la Triumph, a fare da praticamente la revisione all'officina Targhini, non so se sapete dov'è, non è pubblicità occulta, che dovevo andare lì. Sto per il ristorante Lucantino e ho preso, insomma, mi sono infilato nella seccante. Il problema è che ho fatto l'errore che tante volte che i motociclisti non devono mai fare, che è quello di inserire il portafoglio nella tasca di dietro, perché le moto tendono in qualche modo tu a sederti e nella seduta tende ad uscire dalla tasca. Ad uscire. Tende ad uscire dalla tasca. Ed è vero, perché quando ero già, proprio l'avevo presa da poco con quella strada, il portafoglio l'ho provato a sentire, ho messo la mano per portarlo davanti sulla tasca e non c'era più. Allora, il problema era che si doveva andare al campo scuola, ce ne sono 100.000 cose da fare, dovevo partire, c'erano gli scrutini, insomma tutte cose di cui tutti i documenti erano lì dentro. E ho detto, non so come fare veramente, tanto che mia madre mi vedeva che guidava un pochettino così, addirittura ho sbagliato a infilarmi, perché l'officina Targhini è subito dopo il Lucantino. Io preso un po' con la testa così, mi ero infilato praticamente lì dal Lucantino, ho fatto, diciamo, due giri su me stesso, delle cose, insomma, un pochettino così. Guidavo male perché ero sopra pensiero, perché dicevo. Però quel giorno era il giorno in cui cominciava la novena per Sant'Antonio da Padova. E come mamma aveva cominciato a fare la preghiera, perché siamo due devoti, quindi ci siamo. Eravamo partiti. A un certo punto, quando io, insomma, sono arrivato, c'è stata la difficoltà, scusate se sono un po' così, ma perché mi commuovo, perché dico, ma guarda un po' delle volte le piccole carezze che il cielo ti dona, che sono cose belle. Insomma, dai, io ho cominciato a dire, di Sant'Antonio, ascolta, è cominciato il tuo, agli altri santi, e poi li ho chiamati per tutte le cose. A te, ti ho imboccato poco, sei il patrono anche delle cose perdute. Io il portafoglio l'ho perduto. Fai una cosa, io non sapevo più come fare, perché sapete, in una seccante è difficile tornare indietro, fermarsi per prendere su qualcosa che vedi, non è la strada normale, io non sapevo neanche più come fare, cioè avevo la testa così. L'unica cosa che immaginavo è avverto la polizia che faccia un giro e che magari si possa, loro si fermano, insomma, lo prendono su, lo trovino e poi magari lo facciano avere a casa, però quanti giorni devono passare? Io intanto devo rifare i documenti, la tessera del giornalista richiede immediatamente che tu vada a bloccare praticamente le cose. Ho detto, guarda, non so, fai te, però fammelo trovare sto portafoglio, perché io altrimenti tutte le cose che quest'estate avevo, ho bisogno di fare, non le faccio. Sono arrivato, allora a quel punto potete capire come è stato d'animo comunque dall'officina, ho parcheggiato la moto, che è un motorone grosso, la Triumph 2.5 cilindrata, diciamo, ha le pedaline giù, quindi la Rocket 3 della Triumph, e quindi l'ho parcheggiata lì. Pensavo che, essendo la prima volta, in effetti Anthony, che poi di Ponte Pietra, il meccanico dell'officina Targhini,
è uscito, ha guardato un po' così mentre io scendevo, toglievo il casco e fa: non ci posso credere. E ho detto: pensavo che ti parlassi di quanto ci credo. Ho detto: sì, infatti, dai, guarda che bello. E lui: no, ma non vedi? Ho fatto un giro da quest'altra parte e sulle due pedaline del passeggero che erano bloccate, perché sapete che dentro, mi ha spiegato, ci sono delle palline tipo di ferro e quindi bisognerebbe ogni tanto muoverle perché loro dovrebbero stare chiuse. Quelle però non rimanevano più chiuse perché erano giù, ormai si erano bloccate così. Infatti le ho fatte anche sistemare. Questa era sempre stata la cosa fantastica. Comunque... Scusi, scusi, non ho fatto apposta. Proprio lì sopra, e lì si era seduto, di lui mi disse: ma guarda, fai 200 metri e lo perdi, hai avuto una fortuna incredibile. Primo, non è fortuna. Secondo, ho detto: altro che 200 metri, io sono partito da Ponte Pietra, sai quanta strada ho fatto? E non lo trovavo più perché non me lo sentivo più. Quindi ho fatto tutte le strade, tutte le rotonde, tutte le varie cose, e comunque tenuto da San Antonio da Padova il portafoglio di questo. Prima il titolo di laurea di queste robe qui, che io non ci capisco, è stato il DAMS. Sapete voi cosa è il DAMS? No? La facoltà psicologia, anche qui, la psicologia non era la
noi uomini, che noi di lavoro ne abbiamo pochi, anzi ne abbiamo uno, le donne sono più penalizzate, che ne hanno molti di neurone, da che noi li abbiamo. E quindi le rotelline devono girare, ogni tanto ci inceppano, giusto? Ci inceppano. Allora qui ci vuole l'esperto, e allora tu ci hai lavorato in psicologia, poi te ne usare, ne hai voluto fare un'altra. Improponibile. Quest'anno
ancora giovane, ma c'è. E insomma, anche questo cosa dici? Lo possiamo proporre come cineforum? Sì, ma vietato ai minori di 14 anni, perché fa un po' paura. Fa paura, ma i nostri bambini sono abituati. Ce la faranno. Ce la possono fare. Un altro, impossibile, anche questi ho cercato tutti i film dei Pitti, faccio la premessa. Johnny English, La Rinascita, lo conosci? Certo, enorme, oltretutto lo conoscete tutti perché c'è Atkinson che è il conosciuto Mr. B, quello di cui avete visto, diciamo, probabilmente le scene mute, però meglio. Ok, conosci anche questo. Questo funziona. Ok. Giovannona Coscia Lunga, ma Fantozzi, che è obbligato a vedere la corazzata Potionchi più volte, decide una sera una ribellione con Calboni, con tutta l'altra banda, diciamo, del suo gruppo, e decidono di far vedere la polizia Sarrabbia, in realtà non era Sarrabbia ma era altro nome, e Giovannone Coscialunga arriva. Io devo testimoniare che noi con Don Sergio lo guardavamo. Guardatela se volete ridere, la depilazione di lui che deve uscire con gli amici. Glielo fanno con le strisce praticamente, ed è una scena assai particolare, insomma, però molto bella. Questo, forse questo lo conosco i nostri bimbi perché ci siamo permessi di trasmetterlo. Beh, perdone. Follia, l'avete visto? Con perdone non si può stare sul sicuro. Però, insomma, ma tu questo l'hai visto? Ma perdone, mo! Lì è quello che sicuramente ho visto di più, assolutamente sì, ci siamo anche in questo. Direi che i nostri bimbi a un certo punto ci hanno fatto alcune domande alle quali abbiamo cercato di sorvolare. Esatto, poi anche ci sono anche i religiosi, quindi le suore, insomma. Dai, Disaster Movie. Ecco, questo no. Sui disastri, sui supereroi e tutto il resto, e quella sera c'era un film bellissimo che era Hellboy, che è poi un personaggio che dovrebbe essere anche nella locandina, no, sì, è qua giù, beh, è il primo praticamente a sinistra, dovevo scegliere fra i due lasciando poi l'altro per la settimana dopo, e ho scelto questo di andare a vedere con alcuni amici. In realtà non c'è stato tempo per andare a vedere quello dopo, mi lasciate persi, quindi abbiamo perso quello lì. Ma il film di Hellboy è stato bello. Ecco. Vorrei dire che questo te lo lascerete in ricordo di un prossimo calendario. Esatto. Finiamo con un bellissimo questo. Oh, Champagne in Paradiso. Ma ragazzi. E qui però cade una lacrimuccia. Ecco, perché è uno degli ultimi film in cui appare il grandissimo Renzo Montagnani, che oltretutto dovete partecipare ad alcuni film come questo ed altri, se lo sapete. Lui partecipò anche a un certo film, bravissimo attore, a un certo film di deriva un po' erotica, ma lo dovete fare per aiutare la sua famiglia e suo figlio, che in quel momento aveva un sacco bisogno di soldi. Lui non avrebbe voluto farlo, ma lo fece. Quindi un applauso non tanto a me, ma a Renzo Montagnani. Bene, allora siccome è l'ultimo film, la quinta
bene, perché il Papa tiene sempre il zucchetto bianco. Che dico che si chiama? Poi sa, è il mandriolo. Il mandriolo sta noi, sta noi venduto il mandriolo. È il mio motore. E il mio motore è il Solex. Solex. Io non credo che Toto comprenda Solex. No. Solex è sta un pechino più della bicicletta. Che adesso, per mia fortuna, andare a Roma è stato di incalata, no? Però io penso che arriverò alle 11 per l'Angelus. Un momento. Ora Francesco, ma te sei venuto qui per perché? Per far cosa? Per perché? No, no, allora c'è una giusta. Una... Dov'è perché mi hanno parlato di Paolo che sta qui? Ma chi? Fortunatamente, perché è molto tempo che aspettiamo questo momento, perché stanotte la lancetta pequeña va un'ora avanti. È vero, è vero. Allora ci ho detto, ma perché non vado a Budrio? Normalmente il parroco sta tutto vestito di nero. Tutto nero, nero. Con una placchetta di bianca. Ma io vedo gente nera, ma povera. Dove è il parroco? È travestito il parroco stasera? No, c'è, si vede poco perché è sottile. È sottile. Le persone buone. Ok, vabbè. E tu
so se è meglio portarne Todos a Roma qualche fa. Ok. Sì, certo. Allora, ti aiuto. Ok. Una roba. Ah, prima di tutto la... È il papà che fa il servo. La compagnia aerea e si habla Cuba Air. Wow. Ok, conosciutissima. Conosciutissima Cuba Air. Esatto, è un biglietto. È un biglietto aereo. Un biglietto aereo. Nome del passeggero, reverendo Don Filippo Cappelli. Reverendo. Somiglio. Dalla parrocchia di Santa di Budrio, Santa Maria Cleofa, a Tel Aviv in Israele. Giustamente, la data 6 agosto, ci siamo. Reverendo Filippo Cappelli, questa ci sta. Allora, aspetta perché te esplico, Aspetta, ti esplico, così la parte grande te la tieni tu quando sei sull'aereo, e la pequeña la tiene l'otros. La stavo per esplicarti, però vedo che te sei un po' corcio, ho capito la questa la estrapa. Esatto. Ti scritto qualcosa, compleanno 24 marzo 2023. Ovunque vai è sempre insieme. Le tante persone che ti vogliono bene. Deve essere un collegamento col mio viaggio in Terra Santa, giusto? Poes. Ma qual è quella compagnia che è ricade un seduto in Cruciola, che ha bisogno? È quella compagnia, è la compagnia aerea che è sempre in sciopero. Agosto,